Oggi una torta che è molto buona. Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ciao a tutti e benvenuti qui su questo meraviglioso canale di cucina dove le ricette sono sempre solo una certezza, mi raccomando. Cosa? No, così dico, va. Mi raccomando, fatele perché veramente riescono sempre. Oggi facciamo una bellissima corona che noi abbiamo fatto per Natale, per un tè di Natale che io ho fatto con una mia amichetta. Però voi potete farlo in qualunque situazione perché è un dolce molto molto buono. Magari proprio oggi che è l'Epifania. Che ne dite? Buona Epifania a tutti! Buona Epifania! Buon 2019 a tutti! Non facciamo battute sulle scope, sulle donne. Sono già qua, tornata, ragazzi! Sei già tornata. C'era un brava. Freddo fuori. Allora, chi ha portato il carboncino non è perché è stato un anello, ma per disegnare, lo sapete, no? E allora, ragazzi, oggi facciamo una torta a una corona all'arancia con cioccolato. Una ricetta che mi è stata passata dalla mia amica Daniela. Generazioni. Me l'ha dato Daniela a Natale. Ah, hai visto? Una ricetta antica. Una ricetta antica, viene dritta dritta dal Natale scorso e ho voluto riproporre con qualche ritocco, non aggiustamento, perché anche quella di Daniela era buonissima. Io ho aggiunto la cioccolata perché sono golosaura e quindi ho aggiunto la cioccolata. E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere la corona di arancia e cioccolata come si fa. Ed ecco gli ingredienti per la nostra corona di arancia al cioccolato. Innanzitutto la scorza e il succo di un'arancia biologica non trattata, perché sennò mangiate veleno. Una bustina di lievito per dolci. Un cucchiaino di essenza di vaniglia o l'interno di una bacca di vaniglia o una bustina di vanillina. 100 g di cioccolato fondente. 70 g di gocce di cioccolato. 4 uova, io vi consiglio di usarle sempre biologiche per una questione etica nei confronti delle nostre amiche galline. Nel 2019 possiamo cominciare ognuno di noi a fare una piccola cosa affinché questo mondo basato sul denaro cambi, facendo una scelta che ci toglierà dalle taschine qualche centesimo in più, ma darà una qualità di vita migliore a miliardi di animali. Pensateci. 170 g di burro più altri 40 g. 250 g di farina 00. 250 g di zucchero. Io ho un miscuglio tra zucchero semolato e zucchero a velo. Non c'è una ragione per tutto ciò. Dovevo consumare lo zucchero a velo e l'ho mischiato con lo zucchero semolato. Delle decorazioni, io ho queste della Decora, ma potete fare anche senza. Iniziamo subito. Inseriamo lo zucchero a velo e le 4 uova e facciamo montare bene il composto. Bene, montiamo finché non avremo una bella spuma. Nel frattempo ammorbidisco un attimino il burro o a bagnomaria o al microonde, non fondere, leggermente ammorbidito. Ok, una bella spuma, inseriamo all'interno un cucchiaio di essenza di vaniglia, inseriamo il burro tagliato a pezzettini, così lo taglio e lo metto dentro. Non mettetelo fuso rovente perché sennò cuocete le uova e fate una porcheria, quindi ammorbiditelo e poi le fruste faranno tutto, tanto che siano planetaria, quanto che siano delle fruste elettriche, quanto che sia la vostra frusta a mano, non è nulla di trascendentale. Questa torta è molto semplice e montiamo per un altro po'. Mentre burro, uova, zucchero, vaniglia montano, grattugio la scorza della mia arancia. Metto dentro la scorzetta di arancia biologica. Mi raccomando che non siano trattate, non prendete con leggerezza questo passaggio. Non mi importa tanto che siano biologiche, mi importa più che non siano trattate, e sono due cose differenti, che la buccia non sia trattata. Quindi estrapoliamo anche il succo, quindi spremiamo anche il succo dell'arancia.
Certo, io arance siciliane che come vedete sono piene di succo. Se voi avete arance un pochettino più secche, e allora prendete il succo di due arance. Adesso miscelo la bustina di lievito con la farina. Io il lievito, ragazzi, preferisco passarlo sempre al setaccino, in modo da eliminare tutti questi grumettini. Rimescolo un po' il tutto e faccio andare la macchina. Prima faccio andare un po'. Ok, e adesso cucchiaiata dopo cucchiaiata inserisco la farina e il lievito. Prima che la farina nella ciotolina finisca, agevolo la planetaria nella raccolta di ciò che si deposita sulle pareti. Quindi mischio con la spatola e faccio andare. Una volta presa tutta la farina, metto le goccioline in un po' di farina che mi era rimasta in ciotola, non l'avevo versata tutta. Mischio bene farina e goccioline di cioccolata e continuo a inserirle nell'impasto cucchiaiata dopo cucchiaiata. Voilà, impasto pronto. In una ciotolina facciamo fondere un po' di burro per imburrare la teglia. Con il burro incandescente rivesto tutta la teglia. Io ho scelto uno stampo a corona, che è tipico di questi momenti di festa. Metto un po' di farina per spolverizzare il tutto. Voilà. Verso il composto nella mia corona. Come sempre quando faccio questo genere di torte opto per una cottura molto morbida, molto leggera, quindi ricopro la teglia con dell'alluminio, faccio fare una leggera cupolina, anche se questa non riuscirà ad arrivare al bordo perché è molto alta la teglia, non si sa mai. Quindi riempio una leccarda del forno colma d'acqua e metto la mia teglia sulla griglia al di sopra della leccarda del forno. Quindi faccio cuocere a 180 gradi con forno ventilato per 40 minuti circa. Fate sempre la prova a stecchino perché ogni forno è a sé. A volte questa torta può aver bisogno di qualche minuto in più di cottura, con questo tipo di cottura più soft. 180 gradi, forno ventilato, parte mediana del forno con leccarda d'acqua piena al di sotto. Adesso che mi hai detto vai a spegnere il computer, però si fa il... Ok, leccarda del forno nel primo ripiano, griglia, torta, 180 gradi, ventilato per 40-45 minuti. Ed eccola qui la nostra torta appena sfornata. Adesso lei si mette un attimino da parte a raffreddare e noi prepariamo la glassa. In una ciotolina faccio fondere circa 100 g di cioccolato. A bagnomaria ho un paio di minuti in microonde, state sempre attenti al grado di fusione. Quindi faccio fondere anche i 30-35 g di burro. Appena inizia a fondere, tiriamolo fuori dal microonde e agevoliamo la fusione del resto con delle fruste. Quando tutto il cioccolato sarà fuso, aggiungiamo il burro e mescoliamo con le fruste. A questo punto prendiamo il piatto da portata, sformiamo la torta, voilà, benissimo, e piano piano versiamo la nostra glassa.
inseriamo una decorazione natalizia. Ottima per il tè e da offrire durante le varie visite. Bene, vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo. Avete visto che splendida questa corona, questa ciambella, chiamatela come volete, però fatela perché è veramente facile da fare, è veramente gustosa e per questo periodo delle feste, delle non feste, questo periodo insomma invernale, il sapore è quello giusto. Mi raccomando, usate solo arance bio e mangiatela con gusto, pensando con gusto, a noi. Sì. Io vi mando un grande bacio, lui vi manda un grande bacio e vi diamo appuntamento sempre qua anche per tutto il 2019 con le nostre ricette dolci, salate, aspre. Saporite, saporite, sempre saporite, quindi anche nel 2019 rimanete benissimo con Due Cuori Una Cappa. Vi ricordiamo che in edicola potete trovare il simpatico piatto lutto. sì, questo simpatico piatto nero che vi ricorderà insomma i momenti felici. Quindi basta parlare, noi ci vediamo sempre qui sulle vostre tavole, a festa, ciao, ciao.